Sì, in effetti è strano, hanno ammorbidito la mescola, però sembra che durino di più di quelle prima. Nel marketing 25 anni rappresentano davvero un anniversario importante, come tra l'altro testimonia questo libro che volevo regalare al prodepodista, 25 anni dal lancio della prima edizione nel 1997 delle Wave Rider, giunte, come ho già detto, alla 25ª edizione. Quest'anno Mizuno ha costruito una scarpa quasi perfetta che io ho utilizzato nei miei lenti svelti a Livigno, in Valle Olona, ma anche in pista. E in effetti mi sono vestito in maniera elegante, non necessariamente a caso. Ma per capirlo, partiamo come al solito dalle specifiche. Drop 12, 275 grammi di peso, 31 mm nel tallone, 19 mm nell'avampiede. Con queste scarpe si riesce comunque a correre davvero velocemente e non necessariamente di tallone. Come ormai ho fatto nelle ultime recensioni, mi soffermo solamente su due caratteristiche fondamentali della scarpa. In primo luogo sull'intersuola Energy, intersuola già presente nel modello precedente, Wave Rider 24, intersuola che ha una mescola davvero più morbida, ma al tempo stesso molto più stabile e, rispetto ai modelli dei competitor, secondo me presenta un'esperienza di corsa davvero unica. L'intersuola e il rinforzo sul tallone, grazie alla tecnologia, come ho già detto, Energy, consente alla scarpa stessa di avere una reattività superiore rispetto ai modelli precedenti. Se nel modello precedente l'Energy era solamente nella zona talonare, in questo caso la troviamo su tutta la superficie e questo, secondo me, permette a noi podisti amatori di correre davvero al meglio. Una delle caratteristiche differenzianti dei vari modelli Wave Rider è la piastra in Pebax, piastra che in questo modello è ancora più innovativa rispetto ai modelli precedenti, visto che offre un supporto nella parte mediale, cosa che rende la corsa davvero più stabile e comunque davvero reattiva. Ho letto che la scarpa non è davvero così reattiva, metto in sovraimpressione la mia corsa svolta qualche giorno fa alla pista di Albizzate. Sappiate che secondo me chi l'ha scritto probabilmente non ha testato al meglio la scarpa stessa. Per quanto riguarda invece la tomaia è in mesh ingegnerizzato a doppio strato, ancora migliore rispetto al modello precedente e questa cosa permette a noi podisti amatori di avere un comfort unico e raro e secondo me utilizzare in questo caso la tradizione non è necessariamente una cosa negativa. Prima di lasciare la parola ad Andrea, sono davvero contento che Mizuno si stia focalizzando sulla sostenibilità. L'imbottitura del mesh tallonare e i lacci stessi sono realizzati in PET riciclato. Sappiate inoltre che la piastra in Pebax Renew è davvero sostenibile perché è utilizzata trasformando i semi di ricino. Good job Mizuno, peccato che non posso usarla per ulteriori corse perché nei prossimi giorni devo, tra virgolette, realizzare altre 1000 recensioni, però davvero una scarpa che consiglio a noi podisti amatori. Lascio comunque la parola al prodepodista, io vado a bermi un coffee, voi nel frattempo stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao! Buongiorno Andrea, spero tutto bene. Dica. Dopo aver recensito le Mizuno Wave Rebellion, finalmente recensiamo anche le Rider 25. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, intanto ciao a tutti. Beh, scarpa classica, ma non classica per Mizuno. Comunque hanno cambiato la mescola, forse le due edizioni che hanno cambiato la mescola è diventata molto più morbida. Ha fatto un po' scontenti i fanboy di Mizuno, però ha reso contenti di più gli altri atleti che non le utilizzavano. Io ero uno di quelli che ha utilizzato Mizuno, ha usato le ultime ai tempi, le ultime 6 erano addirittura, e si era trovato bene perché hanno delle scarpe durette. Adesso ho cambiato la mescola e ti dirò, mi trovo bene comunque perché è una scarpa da lento vera adesso, ma comunque abbastanza reattiva. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Su scarpe, secondo me, da atleti che amano fare i lenti un pochino più svelti, sono scarpe per atleti che sono abbastanza leggeri. Beh, ripeto, sono scarpe dinamiche. Tra l'altro, Andrea, una delle caratteristiche che avevi citato nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, è il fatto che Mizuno
davvero ha delle scarpe che consentono di correre a tutti i ritmi. Secondo te queste Rider 25 a quali ritmi le suggeriresti? Queste sono scarpe secondo me da vacanza, quindi all around, ma fino a un certo punto arrivano secondo me fino ai ritmi del medio delle variazioni. Diciamo che per fare ripetute a ritmo 10.000 o più basse le vedo un pochino più tirate, però diciamo che hanno un ampio spettro di utilizzo, quindi dalle variazioni di ritmo fino al lento, fino anche a lungo maratona. Comunque se è una scarpa dinamica, secondo me ti fa correre un buon lungo maratona spinto. Invece a livello di peso del podista amatore, sappiamo che è una delle scarpe preferite soprattutto perché comunque ha drop 12, cosa ne pensi? Ma guarda, ti dico, secondo me, l'ho detto anche prima, è per atleti relativamente leggeri. Qua mi sentirei di scartare quelli sopra i 70 kg, ma solo perché è davvero una scarpa da lento dinamica, quindi non ce la vedo su atleti che pesano di più. Secondo me Andrea Mizuno suggerisce comunque di usare le Sky sopra gli 80 kg e sotto gli 80 kg le Rider 25. La protezione di questa scarpa è comunque buona. E invece a livello di tomaia, cosa ne dici, cosa ne pensi? Tomaia super super classicissima, mi ricorda molto tipo la Ghost, la Glycerin. L'ho già letto in un altro video. Io non sono contro alle tomaie classiche, anzi mi fa piacere perché comunque è scarpa che vince lo si cambia. Sicuramente magari sono più contento se osano con una tomaia più leggera sulle scarpe da gara, però questa qua è una tomaia normalissima per una scarpa da lento, quindi direi che va benissimo. Invece sappiamo che è stata introdotta già dalla versione precedente, tra l'altro abbiamo fatto pure lì la recensione sulla 24, su questa 25 c'è la famosa Intersuola Energy, cosa ne pensi? Ti dico, si è visto il cambio negli ultimi 2 anni, abbiamo letto qualche critica sul nostro canale per questa nuova mescola che ha fatto un po' più scontenti di determinati gli aficionados della Mizuno, però devo dire che hanno allargato comunque il mercato, perché adesso è una scarpa che si può utilizzare, cioè che possono utilizzare un po' tutti. Mi ricordo un po' la Pegasus 37 come scarpa, perché comunque un po' più duretta rispetto alle altre scarpe, ma comunque reattiva. Invece a livello di battistrada sappiamo che è una delle migliori, soprattutto perché comunque ha parecchia gomma sulla suola, cosa ne pensi? Battistrada anche lui super classico, devo dire che è stata utilizzata abbastanza, però si vedono un po' i segni d'usura rispetto ad altre scarpe, diciamo nella normalità. Ci siamo abituati a del peggio tipo con le Oca, ma ci siamo abituati forse a meglio con le ultime paia di Pegasus, per dire. Però siamo nella norma. A livello di grip quindi dici comunque buono? Sì, direi di sì. E in questo periodo di piogge cosa ne pensi? Speriamo che non sia un periodo di piogge. Diciamo che è il solito discorso che faccio, è vero che è una scarpa all around, ma la utilizziamo per fare i lenti, ha un buon grip anche sul bagnato, su asfalto, quindi direi che va benissimo. A livello di durata abbiamo visto che le 24 duravano tantissimo, queste come le vedi? Sì, in effetti è strano, hanno ammorbidito la mescola, però sembra che durino di più di quelle prima. Mi ricordo le Mizuno ultima che avevo, sì, anche se erano dure si scaricavano abbastanza presto. Per di più, io non so chi di voi ha mai usato Mizuno, io vedo quando si scarica una Mizuno perché il wave praticamente diventa piatto, quindi ci si accorge subito quando la scarpa è andata. Invece a livello di rotazione Mizuno abbiamo provato diverse scarpe, cosa dici? Lento, medio e ripetute, quali scarpe utilizzeresti? Io ho provato questa, la Mizuno Shadow e la Rebellion. Secondo me qua possiamo fare anche un po' di economia e in questo caso potremmo comprarci solamente la Rebellion e la Rider per fare tutto. La Rider mi copre dal lento ai lavori al medio e fartlek, mentre per i lavori più veloci uso la Rebellion e anche per le gare. Rispetto al modello 24, secondo te ci sono state delle evoluzioni importanti oppure comunque
compreresti, ce lo chiedono in molti, il modello precedente per risparmiare? Come sempre ricordo, è una scarpa di un anno e fa, se non di più, quindi rischia di durare di meno, quindi risparmiamo 10-15 euro ma ci dura 150 km in meno, quindi alla fine siamo andati a pari. Quindi da valutare bene l'acquisto del modello precedente rispetto a quello nuovo. E ci hanno chiesto quando faremo la prossima recensione delle Sky, ovviamente non l'abbiamo ancora testate perché stiamo finendo le recensioni delle altre. Cosa dici, tra qualche settimana? Ecco, direi che la Sky potremmo utilizzarla in abbinata con la Rider per atleti un pochino più pesanti, Sky per fare i lenti, mentre la Mizuno per la Rider per fare i lavori un pochino più veloci. Comunque niente, credo ancora una settimanina e andiamo con la Sky. Va bene, grazie Andrea. Sappiamo che Mizuno è uno dei marchi che è molto apprezzato qua sul canale, molto apprezzato da noi, quindi sicuramente faremo ulteriori recensioni. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Stay strong e keep running. Ciao, alla prossima.